Officina 9000 giri, Luca e Mirko. Mirko che sta facendo salire una vettura sul ponte, la protagonista del primo intervento. Luca, Mirko, ciao ragazzi, buon ciao. lavoro, buona giornata. Ciao, Frank. Ciao, Luca, ciao. di cosa parliamo? Questa è una Delta, giusto? Questa è una Delta, diciamo recente, o abbastanza recente, un 1400 turbobenzina. E qui il cliente ci ha chiesto di fare diciamo, degli interventi migliorativi, non sono preparazioni, diciamo, sono delle ottimizzazioni eh, mirate appunto a determinati ambiti, in maniera particolare l'impianto frenante l'assetto, una macchina che ha um, 115-120.000 km. Era ora appunto di mettere le mani sugli ammortizzatori e a questo punto anche sui freni, perché ormai erano consumati. Il cliente ha detto: voglio qualcosa di migliore rispetto al normale ricambio. Siamo intervenuti. Con dischi e pastiglie anteriore e posteriore dell'ABC, questi sono dischi forati e baffati, La finitura nera è una, una finitura anticorrosiva, adesso con poche frenate va via. E nel contempo abbiamo verniciato anche le, le pinze. Per quanto riguarda gli ammortizzatori, abbiamo tenuto le molle originali, il cliente non voleva ribassare la vettura, quindi abbiamo utilizzato dei BISTEN B6. Che sono gli ammortizzatori sportivi che hanno la stessa altezza rispetto all'ammortizzatore originale, però sono tarati in maniera decisamente migliore. Come, un, come uniche parti, diciamo, diverse dal, dal, da quelle usurate da cambiare, abbiamo sostituito il terminale con un terminale della Super Sprint, questo è giusto per dare un tocco leggermente sportivo. Poi per il resto la macchina è assolutamente stock. Questo è il terminale. Con la sua pancia, ovviamente omologato, quindi noi già da un annetto, un annetto e mezzo, cerchiamo di proporre tutte cose omologate in maniera tale che per qualunque motivo venisse fermato il cliente, avendo l'omologazione nel libretto di circolazione, non ha, non ha problemi. Per cui diciamo che abbiamo fatto un lavoro proprio come si suol dire di eh, affinamento meccanico, non di elaborazione. Mm -hmm. Per far mi capire. piace questa cosa, non, non mi dà l'idea se una vettura alla quale ti affezioni tanto da a un certo punto della sua vita no? metterci in mano e migliorarla. Certo. E invece questo è un bel gesto da parte del suo proprietario. Sì, no? è, un, è un signore che ha già una, una certa età, non è un ragazzino, una macchina che secondo me ha avuto un po' il problema del passaggio tra le prime serie che erano ambitissime dei ragazzini mm. a queste serie qua che sono ritornate un po' sul concetto delle lancia mirate a una un fascia di età alto, un po' superiore, sì. non ha avuto un successo mh, eclatante, però chi ce l'ha la macchina va bene, motore... È collaudatissimo, va molto bene il cliente è affezionato è comprata nuova, ha detto io ma la voglio tenere", e tanti fanno questo ragionamento ultimamente perché su alcune macchine cioè, diciamo che si è un po' rallentato il concetto di cambio la macchina ogni due anni, ogni mm. tre anni tanti clienti vengono da noi e dicono ma do dentro questa macchina qua l'ho pagata X e mi danno niente in sostanza esatto, niente. a quel punto mi faccio una proposta per fare alcuni miglioramenti, la macchina si ringiovanisce Diciamo, si dà una, un, come dire, un aspetto, sia tecnico che dipende, poi a sé dipende quello che uno ci chiede, e a quel punto il cliente se la tiene per altri due o tre anni eh, e rimanda la, la, la sostituzione proprio quando la macchina a questo punto necessita. Perché un po' di anni fa venivano cambiate le macchine ma con chilometraggi bassi, adesso un pochino cambiata la cosa certo soprattutto questo è un benzina meno, meno vincoli dal punto di certo. vista della normativa sì, per cui sì, fa bene sì, a sì, 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 sì. ok qui invece cosa abbiamo? qua invece abbiamo una Mazza, questa è una macchina molto più recente anzi nuovissima è eh, una Mazza MX5 questa è col motore 2000 la fanno 1600 e 2000 questo è un 2000 e qua invece abbiamo iniziato una preparazione nel senso che non è che il cliente viene e ti dice voglio fare tutto cioè mm. ogni macchina ha determinate cose da fare eh, in questo caso abbiamo iniziato con la linea di scarico quindi questa abbiamo iniziato con il terminale anche qua omologato ovviamente questo è il suo terminale ragazzo questo quello, è quello di serie eh? questo, questo è, è quello di serie ecco, ecco giusto facciamo vedere bene la sì. differenza questo è quello di serie dove si vede appunto a parte che era un'uscita solo laterale doppia questo è un, è un, un duplice con le quattro uscite eh, abbiamo fatto noi la modifica sul sottoparaurti come si, si vede bene c'è la, la parte diciamo <coughs> Del, del padellone, chiamiamolo così, del silenziatore più che padellone, che ha una certa dimensione. Quello, pur omologato, ha una, ha una, diciamo una dimensione, una volumetria minore in maniera tale da garantire, almeno, non c'è una sonorità eh, di chissà quale entità, però comunque la macchina suona già in maniera diversa. Quello che noi proponiamo è fare il terminale omologato. Al quale abbinare ancora montarlo, questo in sostanza al quale eh, abbinare anche il tubo centrale dove di solito si va a sostituire quello che è un rompifiammo, un piccolo silenziatore. Quindi togliendo via questo pezzettino e riducendo quello che è la, il volume del silenziatore finale si ottiene un sound ottimale. Siamo sempre dentro, diciamo le 95 decibel, la macchina suona bene, non è eccessiva. Direi che questa è la soluzione migliore. abbiamo, trovato, abbiamo calibrato un po' su tutte le macchine terminale con silenziatore e tubo centrale diretto, questa è la soluzione certo. ottimale. Uno dei, dei pochi esempi di spiderine piccole e compatti. Questo, è compatte. Questo ha un cambio bellissimo. che è una roba. Penso sia la macchina con un cambio manuale, il più bel cambio manuale che abbia mai sentito, veramente eccezionale. provata l'ho provato la 124 che però è eh, andata sì, non fare più, non so se hanno eh, lo stesso cambio. Eh, non lo so non, non lo, so, lo so, non lo so. Ne so, ne so, ne so. 124 però. ne vediamo meno, non me ne ricordo. Questa qui ne, ne abbiamo viste molte di più e ha un cambio, ma come tutte le serie precedenti: una delle caratteristiche delle, delle Maslem, le Miata mm -hmm. le, le prime serie era sto cambio precisi Sembrava quasi un cambio a corsa, corta, incredibile, è una delle caratteristiche proprio di questa macchina. Oltretutto, mh, bilanciata perfettamente come pesi. Eh, questa è la macchina, secondo me, bella, sì, un po' come il 124. Sono macchine che, se uno se lo può permettere, le compra, se le mette a posto bene, se le tiene lì anche fra 20 anni Secondo me, queste macchine qua avranno sempre un loro perché sì, poi la voglio, la voglio dire, anche un togliersi una voglia, portarsi a casa un oggetto carino sì. senza impegnare delle cifre spaventose. No, sono in mente, in mente il costo del, da nuovo di questa macchina ma non sono comunque cifre mm. proibitive sono macchine che secondo me ripeto se uno se lo può permettere se le portano, uno se la porta avanti negli anni ed è un buon investimento okay. assolutamente investimento come questo 126 fantastico chi <ride> di noi non l'ha avuta tu l'hai avuta io l'ho avuta color puffo mm. la mia mm. prima mm. macchina color puffo eh, della quale mm. sono orgogliosissimo e mi spiace molto averla venduta e l'ho tirata eh, le fosse. E tirata nel sì sono finito nel fosso <ride> invece mio papà ce l'aveva è esattamente uguale, probabilmente era anche di, dello stesso anno, Mirko, perché torna tutto. Questo è un 78, sì. Mm. Torna tutto, era, era quest'anno qua. So che si, ci divertivamo come dei pazzi, ad andare in giro in quattro. Mio, pa, mio padre pesava già 130 kg, Immaginate, eppure ci stava e la guidava. Ma facevi no, le avevi... sgommate quando c'era la neve? no, no Non l'ho guidata io, avevo 7-8 anni. Io mi divertivo guidare. quando c'era la neve, la mettevo di traverso trrr, e facevo i miei mie primi controsterzi eh. con queste macchine. di una roba incredibile. Vabbè, ma è una goduria. Ma, a me piaceva ancora adesso averla, Mirko. Questo cliente, infatti, è andato a cercarsela, mi dicevo. È andato a cercarsela dell'anno in cui è nato lui l'ha trovata, è andata a prendersela l'ha vista, la macchina è abbastanza tenuta bene e poi sta facendo delle piccole migliorie, ad esempio abbiamo cambiato i cerchi mi ha fatto cambiare la coppa dell'olio, mi ha fatto mettere quella da 3 litri e mezzo in alluminio mm -hmm. ovviamente perché questa qua è raffreddata d'aria e olio quindi e niente, poi mi ha fatto fare delle piccole migliorie mi ha, messo, ha fatto mettere la molla rinforzata uno scarico un pochettino più sportivo per, come primo step il secondo step vorrebbe portarla alla cilindrata un pochettino superiore, cambiare altre parti tipo la, la cam, eh, pistoni, BL, per avere un pochettino più di brio. Perché adesso mm. sinceramente è tutta, è, diciamo, è originale. Hai visto la sua? Perché, lì sotto. Esatto, la sua è nascosta là sotto. <ride> eh, 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 Mirko 1700. ha un, un bombardino nascosto 500, là. Cui ti, 500, diverti, 500... ti diverti da pazzo. Io sinceramente non capisco, no? non vi capisco per il fatto di tirare fuori dei cavalli a questa vettura qua. Non sarebbe il mio approccio, però mi piace perché ti vedo, ti vedo con l'occhio lucido, non vedi l'ora di mettere mano per eh, aumentare i cavalli. Sì, sì, è un divertimento per me è un divertimento farlo questi motori? No, questi Beh, sono ancora i motori forse proprio le, 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 come si suol dire la meccanica di una volta, sì, motori sì, semplici dove con quattro chiavi veramente riuscivi a mettere a posto tutto, bastava avere un minimo di cultura sulla carburazione, su cose, però erano motori che rispetto a qualunque motore di adesso in zeppo di elettronica queste qui bastava, ripeto, avere quel minimo di cultura e lo, lo gestivi tranquillamente da solo anche nel box. Cioè con quel portapacchi lì, poverina, perderai 10 km all'ora. sì, sì. sì, sì. Eh? Ce la fai a sentire accesa? Si, sì, si. Sì. Sei capace? Vuoi che chiami il proprietario che ti spiega come si fa ad accenderla? Sì. no, quando ce l'ha portata, ho detto, vi, vi dico come si accende. No, Guarda, lo sappiamo. come La centralina. Che bella! Com'è gutturale, com'è profondo! Grazie, bellissimo! Questa è la centralina, vero, quella che abbiamo sentito esatto. prima devi... Devi dare l'occhio alla centralina, sì, la centralina sì, reset, esatto. La che una corsa, esatto, dal, dal consenso, dal consenso e poi schiacci la stanza. mezzina e tutto il resto, e <ride> poi metti in moto. È veramente bellissima, stupenda. Fategli i complimenti. Sono curioso di vedere cosa, quanti cavalli tiri fuori, cioè collaborando come dicevi tu sulla, Ma di solito sulla cilindrata, quanto arrivi? Il motore fatto bene, se lo portiamo anche a 700 di cilindrata, almeno un 35-36 cavalli. Tanti dicono 40-45, però. Si bisogna vedere bisogna appunto i cavalli, quelli che volano e i cavalli veri, perché c'è sempre Sì, sì, certo, un... certo. Ma solo per capire un po' come. Sì, perché vendono i kit promettendoti sì. che con quel kit tiri fuori i 40 cavalli, poi lo monti e vai a fare una prova, non sono quei okay. 40 cavalli. Eh, chiedo scusa, Luca, un chiarimento: Ho visto sì. la, la coppa Giannini. Giannini sì, ma sì. è un omonimo di Giannini eh, eh, preparatore eh, o è ancora eh, quella pezzi... Giannini lì? No, 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 erano lui lo stava. Sì, sì, no, è, la coppa, diciamo, è una replica della coppa Giannini che si usava una volta. Ah, ok, ma è Giannini il produttore, o no, hanno no, preso il brand? No, eh, no, hanno preso il brand. Ah, bello, no. Volevo no, capire quello. Eh, eh, eh beh, beh, sì. allora c'era Giannini Abarth. Cioè, certo, tutto, tutto certo. Quello e Abart. veniva: Abarth e Tutto quello che veniva modificato su queste macchine aveva quelle, quei marchi lì. Bellissima. Fantastico Luca, grazie mille, grazie Mirko. Grazie, grazie a te. Ci vediamo alla prossima lavoro. Qua sotto c'è una roba che prima o poi ci mettono mano. Sì, sì, quando vediamo via il pattume. Vabbè, ma quello fa... <ride> perché sono tutte le parti che avete montato, ma sì, lì sotto sì. c'è una chicca che presto ci lavora. Ma di vedere solo di cosa si tratta. Cooper, Ehi, ma non è Cooper, eh, no, 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 questa qui è una è versione. Una, una che non è la no GoPro, ma go Gopp. Presto su questi schermi. Va bene. Ciao Luca. Ciao Frank, ciao 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 ciao.